Bentornati ragazzi per l'ultimo appuntamento con i 12 Days of Christmas e oggi il nome di questo episodio finale è La vita è meravigliosa e il film che vi consiglio è La vita è meravigliosa del 1946, lo trovate su Plex, a noleggio su Cili e Apple TV, spero nel frattempo sia andato altrove, regia di Frank Capra con James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore e Thomas Mitchell e molti altri. Questo film è una pietra miliare, è un'opera seminale. Ogni volta che vedete un film con un protagonista che deve riconsiderare la sua vita, c'è un angelo, proprio il film con l'angelo che gli fa ripensare a tutta la sua vita, è La vita è meravigliosa. Questo film è, ripeto, del 46 ed è di una bellezza sconcertante. Io l'ho visto come molti in televisione, perché io ho 34 anni, nel 46 non ero neanche un progetto, neanche i miei genitori erano capaci di poter, non c'erano. Nel 46, e Frank Capra nel 46 dirige questa storia di questo Bailey, Frank Bailey mi pare che si chiami, non vorrei sbagliare, comunque interpretato da James Stewart, che è quest'uomo che ha grandi progetti di girare il mondo, vedere tutto, ma rimane a gestire, diciamo, il business di famiglia finché non c'è un grosso problema. Lui si trova in grossi guai ed ha bisogno di soldi per poter uscire da questi guai, e a un certo punto arriva a pentirsi di tutta la sua vita, di tutto quello che ha fatto, della famiglia che ha, dei figli che ha, e desidera di non essere mai nato. E a quel punto vede come sarebbe la vita se non fosse mai nato. È un canovaccio che molti di voi sentendo lo diranno, ma che banale, perché questo film ha dato vita a questo canovaccio ed è un film grandioso. Io l'ho visto al cinema qualche anno fa, perché qua lo riportano tutti gli anni al cinema, spero che lo facciano anche in Italia, e eravamo in una sala piena, gremita, io e mia moglie ci siamo seduti e io ho guardato chi c'era in sala ed erano spettatori eterogenei, cioè andavano dalla signora di 70 anni al ragazzino di 18 anni a noi che avevamo 30, 40 anni, 27 anni, quello che è. Io vi posso giurare, questa è una delle esperienze più belle vissute al cinema, e in una sala grande, la sala più grande del Lighthouse qui a Dublino, a fine film tutta la sala singhiozzava per un film del 46. La vita è meravigliosa, ha una poetica molto potente, perché anche qui quando si parla di Natale, la cosa che io ho detto più volte, più riprese in questi video, si parla di umanità, si parla di persone, si parla di stimolare e ricordare al pubblico, alle persone che leggono queste storie, che guardano queste storie al cinema, che leggono ovviamente nei libri, quale sia il lato migliore della loro umanità, della loro personalità, che dovremmo ricordare tutti i giorni e che purtroppo perdiamo. E a Natale, non per via di Gesù, non per via della religione, ma per via della nostra umanità, ricordiamo. Perché, come dice Klaus, un atto gentile ne scatena un altro e poi diventa una catena di eventi. La vita è meravigliosa, riflette anche su come in verità le persone abbiano un impatto, per quanto piccolo possa sembrare, per quanto ingenuo possa sembrare, però hanno un impatto, cambiano la vita di altre persone, condizionano l'esistenza di altre persone, possono avere un qualcosa di positivo sulla vita di tutti, sulla vita di un singolo, come di una collettività, come di una città intera. È un film che per certi versi magari un pubblico più giovane troverà un po' strano nella gestione del ritmo, perché si prende molto tempo a raccontare i personaggi, e fa bene, perché lo fa molto bene, però ha una carica umana, un'intelligenza, per quanto Frank Capra sia stato uno di quei registi che poi la New Hollywood ha voluto uccidere per cambiare il cinema, questo film è mortale, è essenziale per quello che sono le feste, perché
è bella l'umanità che c'è nella storia, è bello come fare in capo ad agire, è bello come io amo tantissimo come James Stewart recita, come dice ogni singola battuta. Sicuramente, ripeto, nelle playlist lo-fi avrete sentito quella voce che a un certo punto dice "You want the moon?" E poi dice "Te la tirerò l'asso attorno alla luna, te la prenderò, te la porterò giù". Quella scena di Una settimana da Dio con Jim Carrey che prende la luna all'asso è da La vita è meravigliosa, è un omaggio alla vita è meravigliosa, fatto in un modo diverso, però vuole essere un richiamo a quell'idea dei "vuoi la luna? La prenderò all'asso per te". È una cosa bellissima, come è bello tutto il film. E io voglio consigliarvi questo film per la vigilia di Natale, e che voi vediate questo, SOS Fantasmi, però La vita è meravigliosa è proprio un bel film da vedere a Natale, per ricordarvi cos'è una bella storia, per ricordarvi cos'è lo stare insieme, che cos'è il volersi bene, che cos'è il Natale e cosa significa essere persone che non buttano, come si dice qua, sotto l'autobus la persona che gli sta accanto per poter sopravvivere, ma che cercano di stare con la persona che gli è accanto, di fronte, dietro, di lato, per poter vivere e non sopravvivere. Perché se butti qualcuno sotto un autobus vuol dire che stai cercando di sopravvivere, quando in verità dovresti vivere, che è la cosa più nobile da fare, e la dovresti fare con le persone che ti stanno attorno, e non dovresti mai rinnegare l'idea di avere di costruire una famiglia, di avere delle persone alle quali voler bene, convinto che invece altrimenti potresti fare di più, che poi va capito quanto di quel di più ti serve, è essenziale ed è importante. Con questo, La vita è meravigliosa, che vi ricordo trovate su Plex o a noleggio su Cili Apple TV, io vi saluto, vi auguro un buon Natale, vi auguro buone feste. E mi raccomando, ragazzi, dopo un discorso serio, mangiate, state con la vostra famiglia, divertitevi, uscite con i vostri amici, siate migliori almeno per una giornata, magari sia mai ci prendiate gusto o ci si prenda tutti gusto e lo si faccia più spesso. Ok, ciao, buon Natale.